Bentornati ragazzi per questa seconda video ricetta, come vi avevo promesso, dedicata alla Toscana. Che cos'ho qui con me alla mia destra? Ho il peposo, vieni cameraman, all'imprunetina. Guardate, dopo 4 ore e mezza di cottura, finalmente è pronto. Allora, leggenda narra che il Brunelleschi, che fece cuocere agli imprunetini, ai grevigiani, le tegole per la cupola del Brunelleschi, andò un giorno alla fornace e vide che appunto gli operai stavano cuocendo questa bella carne di manzo. Gli ha detto: buonissima, il giorno dopo vengo e vi faccio vedere che se mettiamo dentro il pepe, che all'epoca era costoso, viene fuori una cosa pazzesca. Quindi leggenda narra che si chiama il peposo alla fornacina del Brunelleschi, quindi all'imprunetina. Volete vedere come si prepara? Bene, allora prendete nota perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Andiamo con gli ingredienti. Abbiamo 2 kg di muscolo di manzo, una bottiglia di Chianti, 10 g di concentrato di pomodoro, 10 g di pepe in grani, un po' di sale, 6 g di pepe macinato, 6 spicchi d'aglio, salvia, rosmarino e dall'oro. Dai, vediamo come fare. Prima di tutto accendiamo il forno a 150 gradi e posizioniamo la griglia nella parte più bassa. Io mi sto occupando, ragazzi, della carne. Vi accorgerete che il muscolo è una carne callosa con un'amarezzatura di grasso abbastanza evidente, che ci servirà proprio per rendere alla fine il piatto molto morbido. Fate dei pezzi abbastanza grossi perché vi accorgerete che 3-4 ore di cottura restringeranno molto la carne. Non c'è da eliminare troppo. Io in questo caso, come vedete, ho eliminato solo una parte davvero callosa che non sarebbe mai diventata morbida neanche con una cottura molto lunga. Cuociamo tutto nella terracotta come si faceva una volta all'impruneta in tutta la zona di greve e mettiamo tutti gli ingredienti poi, una volta finita la carne, proprio qui dentro. Dai, andiamo avanti e poi vediamo come continuare. Abbiamo concluso questo lavoro e prima di mettere gli altri ingredienti aggiustiamo di sale e il pepe già macinato. Dopo aver messo 3 manciate generose di sale, perché ovviamente in cottura un po' andrà via, e tutto il pepe macinato, sto massaggiando la carne e cominceranno ad insaporire tutto il muscolo. Ora occupiamoci dell'aglio. Dovremo andare a togliere ovviamente tutta la camicia e messi al suo interno. Cercate di mettere gli spicchi anche negli angoli, così andrà ad insaporire la carne che non rimane ovviamente in superficie. È arrivato il turno degli odori, foglia di alloro, salvia. Vedete, io non sto tagliando e spezzettando nulla. Do un'altra giratina veloce e vado ad aggiungere anche i grani. Possiamo sostituire questi 10 g di grani di pepe con 10 g di pepe macinato? No, perché hanno due funzioni diverse. Il pepe macinato che abbiamo messo all'inizio serve per rendere, diciamo, un po' spicy, un po' piccante il peposo, altrimenti non si chiamerebbe così. In questo modo, se noi lasciamo invece i grani, non si apriranno, ma in cottura daranno l'aroma del pepe, che sono ovviamente due cose diverse. Ora non ci resta che mettere il vino e poi vediamo cosa fare con il concentrato di pomodoro. Guardate che bello, ragazzi! Che vino possiamo utilizzare se non abbiamo il Chianti? Beh, sarebbe meglio un bel vino toscano, ma se non lo riuscite a reperire, cercate di prendere almeno un vino che abbia una percentuale alcolica di 13 gradi, perché ovviamente sono belli strutturati. Il concentrato di pomodoro lo sciogliamo in mezzo bicchiere d'acqua, giriamo per bene. Se l'avessimo messo semplicemente a mo' di concentrato non sarebbe riuscito a passare sotto, invece noi lo rendiamo un pochino più liquido e lo aggiungiamo come il vino. Diamo una piccola rimestata, come si dice qui in Toscana, e chiudiamo con la carta stagnola a caramella. Durante la fase di preparazione il forno ha raggiunto la sua temperatura, ma opterò per mettere
la placca e non la griglia, perché ho visto che è troppo flessibile ed il peso del coccio potrebbe romperla. Quindi prendo il coccio, vado a metterlo sulla placca e me ne dimentico. Quindi almeno 3 ore, però controlliamo fra 2 ore a che punto è ovviamente la cottura. So che non si vede benissimo, ragazzi, siamo a 4 ore di cottura. Il liquido si è quasi completamente dissolto e evaporato, e io lo lascerei un'altra mezz'oretta, così facciamo venire fuori una carne ancora più morbida. Dopo tutta questa preparazione, che si fa? Non si impiatta e si assaggia? Certo che si fa. Vieni, intanto vediamo com'è venuto. Guardate, la carne è davvero morbidissima. Guardate un po', bella bella bella. E io me la mangio sempre in un piattino di terracotta. Vi dico che, ragazzi, mamma mia, c'è un profumo fenomenale. Dai, sentiamo un po' com'è venuto. La carne è morbidissima, addirittura con un cucchiaio si spezza. Sentiamo ora il gusto, perché il gusto è proprio una cosa più fenomenale di questo mondo. Ragazzi, non avete idea. Dovete provare a fare questa ricetta. Mi raccomando, seguite tutti i passaggi e se avete dubbi o suggerimenti anche mi scrivete qui sotto nei commenti. Lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti sul mio canale YouTube fatelo e iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, dove rimanete aggiornati su tutte le video ricette o le news che ci sono anche qui per il canale YouTube. Da Chef Fabio e dal mio salotto in questo caso vi saluto. Ciao ragazzi!